Viaggiava sull'asse Balcani Abruzzo, il traffico di stupefacenti intercettato e sgominato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara. 28 le ordinanze di custodia cautelare emesse, 20 i chili di droga sequestrati, l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini sono iniziate a febbraio 2010 dopo l'arresto in flagranza di tre nomadi di Rancitelli, trovati in possesso di 150 grammi di eroina. A seguire, il mese dopo, a Francavilla al Mare, è stata arrestata Lucia Mariotti, usata come corriere dall'organizzazione e bloccata con 4 kg di eroina. Tra gli arresti che hanno fatto più clamore, quelli dei presunti capi dell'organizzazione, Carmine Bevilacqua e Lucia Sauchella, bloccati a luglio del 2010 mentre tentavano di stoccare oltre 10 kg tra eroina e cocaina nella villa faraonica di loro proprietà a Vasto, poi confiscata, avvalendosi dell'aiuto dei figli minorenni. Per quell'episodio i due sono già in carcere con una condanna in primo grado a 8 anni di reclusione ciascuno, mentre alla donna era stata già inflitta una condanna definitiva di 8 anni per narcotraffico. Secondo i carabinieri esistevano vari rami a livello territoriale dell'organizzazione, tra Pescara, ritenuta il vero epicentro, e la zona teramana, con particolare riferimento ad Alba Adriatica e Martinsicuro. Ogni componente, comprese donne e minori, aveva un ruolo specifico e le consegne di droga che arrivava dai Balcani attraverso l'Albania avvenivano ogni settimana. Il quadro complessivo è stato ricostruito passando dagli spacciatori al dettaglio, bloccati per primi, ai venditori all'ingrosso, fino a chi si occupava dell'approvvigionamento. Fondamentale, ha dichiarato il colonnello Marcello Galanzi, è stato il ritrovamento di alcuni libri mastri in casa di Carmine Bevilacqua. L'abilità dei nostri investigatori è stata proprio quella di individuare in due innocenti quaderni scolastici tutta l'intera contabilità dell'organizzazione criminale. All'interno di questa vi erano riportati in codice, da noi poi tradotto in chiaro, i nominativi, i quantitativi e anche gli importi che questi dovevano ai vertici dell'organizzazione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione avevano poi le donne. Le donne di etnia rom hanno oramai un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione ed è proprio per questo che abbiamo battezzato la nostra operazione col nome Esmeralda. Anche minori degli anni 18 sono stati sfruttati con il ruolo di corriere.